In nostra regione sono state raccolte 110.000 firme, quindi l'Emilia Romagna ha dato un contributo molto importante ai cittadini di questa regione e quindi di tutti i territori alla raccolta di firme complessiva di 1.400.000 firme. Il significato che queste 110.000 firme nella nostra regione assume è un significato molto particolare, perché fa i conti con una realtà che è diversa da quella di molti altri territori del nostro paese. Sicuramente qui nella nostra regione la qualità della gestione è sicuramente migliore di quella che ci sono, di quella che c'è in tanti altri punti del nostro paese. C'è credo anche molta confusione, nel senso che non è chiaro nella testa delle persone se la gestione qui in Emilia Romagna può essere ritenuta una gestione pubblica oppure se in realtà si tratta già di una cosa diversa. Come voi sapete, la gestione del settore idrico qui in Emilia Romagna viene fatta sostanzialmente da due grandi aziende più qualche altra piccolissima azienda qua e là. Era da Modena, diciamo così, a Rimini e IREN, che è Enia più che si è diciamo unita con un'azienda del Piemonte per quanto riguarda il territorio da Reggio Emilia a Piacenza. Sono due aziende quotate in borsa, quindi che hanno il 40%, in particolare nel caso di ERA, che è la società che gestisce il servizio idrico anche qui da voi, ERA ha il 40% di quota di azioni che sono in mano ad azionisti privati. Il 60% delle azioni invece è nelle mani delle amministrazioni pubbliche e i comuni del territorio che viene servito sostanzialmente da ERA. Quindi uno direbbe è una società mista, pubblico-privata, quotata in borsa, con la maggioranza detenuta, diciamo così, dalle amministrazioni pubbliche. E ovviamente anche rispetto sia alle cose che venivano dette prima nello spettacolo che è stato fatto precedentemente, sia rispetto all'intervento che faceva Corrado, viene da chiedersi: questo significa che la gestione è una gestione pubblica rispettosa di tutti quegli elementi che sono il risparmio della risorsa idrica, quindi il tentativo di far pagare meno che si può le tariffe, di garantire il diritto per esempio a quei 50 litri pro capite al giorno che viene ritenuto come un diritto umano fondamentale anche a partire dall'ultima dichiarazione dell'ONU. Viene fatta tutta la manutenzione che dovrebbe essere fatta, viene rispettato il fatto di avere una qualità dell'aquila migliore possibile, oppure già oggi con questa gestione, anche se fatta da aziende da aziende a maggioranza pubbliche, si sta diciamo così orientando verso i risultati della quotazione del titolo in borsa, dei dividendi che l'azienda distribuisce tutti gli anni. Io credo che per capire bene la situazione che c'è in Emilia Romagna da questo punto di vista non basta un'istantanea, cioè guardare oggi com'è l'azienda. Bisogna fare una piccola storia che io adesso in gran parte vi risparmio perché sarebbe un po' lunga, però basti capire che sicuramente, diciamo così, il dado è tratto, nel senso che queste 110.000 firme io credo che chiedano di riflettere, di ripensare questo tipo di modello, cioè di un'azienda che sta cambiando alcuni elementi che erano elementi molto positivi, il ruolo del lavoro dentro l'azienda, l'infrastrutturazione del territorio nei nostri territori che avvenne dopo la seconda guerra mondiale per volontà delle comunità locali con un grande impegno di infrastrutturazione che ha dotato questi territori di infrastrutture diciamo così all'avanguardia molto buone, ma con un limite che già allora era presente, ma non era possibile vederlo allora perché non si discuteva ancora di limite della risorsa, di rinnovabilità della risorsa. Allora si pensava nel dopoguerra che bastasse fare delle grandi belle infrastrutture per poter prendere l'acqua ovunque essa fosse. Questo meccanismo ha portato al fatto che in Emilia Romagna si va a pescare l'acqua oggi, a differenza di 40 anni fa dove bastava fare dei pozzi profondi 30-40 metri, oggi bisogna scendere a 400 metri di profondità. Perché?
perché in realtà il ciclo dell'acqua, il ciclo idrico, la rinnovabilità della risorsa non è più garantita, nel senso che le falde vengono depauperate di anno in anno. In provincia di Bologna, che è la realtà che conosco meglio, ogni anno la falda perde 10 milioni di metri cubi, quindi scende continuamente. Quindi, come vedete, c'è un problema di tecnologie che va rinnovato, la rete va ripensata per la finalità della conservazione della risorsa. Poi anche questo modello è un modello in cambiamento, nel senso che da 8 anni, da quando era quotato in borsa, si è innestato un ulteriore fattore di cambiamento che non è un fattore positivo. Cioè, oggi l'attenzione per i risultati economici alla fine dell'anno sono sicuramente più importanti del fatto di determinare se abbiamo, per esempio, sprecato meno acqua. Alla fine dell'anno è più importante sapere se ci saranno dei dividendi per le amministrazioni pubbliche e per i soci privati, piuttosto che sapere se è stata fatta la dovuta manutenzione alle reti, quindi se si è sprecato meno perché le reti sono più adeguate, se l'acqua che arriva nelle case è di qualità migliore. Allora, come vedete, diciamo così, più che una fotografia c'è questo film, e in questo film che stiamo vedendo c'è una società già in via di privatizzazione, che era, con gli elementi positivi della gestione pubblica che stanno pian pianino sfumando, mentre si stanno imponendo, diciamo, tutti quegli elementi che sono gli elementi finanziari del meccanismo. Noi peraltro stiamo attraversando una crisi economica molto grave, e verrebbe da chiedersi, per esempio, se un'azienda al 60% pubblica come era garantisce una risposta adeguata a questa crisi. Dovrebbe fare più investimenti, dovrebbe mantenere di più la rete, dovrebbe garantire maggior lavoro sul territorio e una maggior qualità dell'acqua per il futuro, per garantire il sistema, diciamo, di civiltà dei nostri territori. Questo non avviene, appunto, gli elementi positivi stanno via via sfumando. Con una cessione da parte delle amministrazioni pubbliche di quello che dovrebbe essere un controllo democratico, diciamo così, ai manager dell'azienda, che ovviamente a botte di 100-300 mila euro di guadagno all'anno, ovviamente sono più interessati ai processi di privatizzazione che non alla garanzia di avere aziende che siano adeguate a dare le risposte che la gente si sta aspettando.